Ma che inizio io? Se vuoi iniziare, beh, ragazzi, qua si è persa perché si è innamorata, ragazzi, è stato amore a prima Allora, il vista. punto è che io pensavo veramente tu iniziassi per Ah, primo, vabbè, perché nulla iniziamo abbiamo insieme. stabilito. Iniziamo insieme allora. Buonasera, benvenuti tutti quanti. Noi siamo Zaganelle Mentali con la Z maiuscola, tutto attaccato. Noi siamo Suola, Violanda e Chloe, E che c'è Chloe, sì. anche lei. Allora, E niente. è un gioco che Un po' del vecchio. 2018, sì, ragazzi, gli stessi Siamo creatori di bambini. Beyond, gli stessi creatori di Until Dawn. La Non è cosa vero, più non. importante non è vivere, Madonna, ma allora avere i ragazzi, motivi dovete per sapere che farlo. io questo qua l'ho giocato È in una frase inglese, di Jean Chloe in Genet, italiano. Mamma mia, scrittore no. francese. Sì, Allora, parla, Chloe, fatemi parlare. comunque, stavo dicendo, non è Until Dawn, scusate, ho sbagliato, è Heavy Rain, scusate. Della Quantum Dream, gruppo francese se non sbaglio, e insomma questo è il loro ultimo capolavoro che hanno fatto, si chiama Aspettiamo il Detroit, prossimo, esatto, intanto. Detroit Become Human, Detroit Become Human, Human. scusate, sono truffata, ecco. La presentazione, cioè l'inizio, proprio la schermata, è lei, per l'appunto, che tra l'altro, ragazzi, è inquietante perché lei ci sente, quindi alcune cose saranno collegate e dirà cose tipo stranissime che noi stiamo aspettando perché sicuramente lei le dirà. Esattamente, soprattutto legate al gioco stesso, quando Bravo. arrivate a un punto della partita, oddio mio, Violanda, cosa hai Niente, fatto? mi sono intruppato il filo, scusate. sì, si è sentito anche male. A un certo punto, in qualsiasi punto del gioco, Chloe vi parla e vi dice: Ah, avete fatto questa scelta, Sì. bene! Sì, Un ragazzi, po' per come farvi quell'altro capire, gioco. è Come come stai, insomma? Little Sì, Hope. lo so, Spero che sono stia grassa. bene. Oh, vabbè, ma calmati. Niente, ci C'è sta stata una provando con noi, pandemia di mezzo, ragazzi. Chloe. Sì, infatti. Chloe è all'oscuro di tutto, Allora, veramente. di che parla questo gioco? Balla capì. Allora, parla. Quattro storie intrecciate di quattro giovani. Beh, parliamo della cosa più importante. Parla di macchine futuristiche, quindi praticamente. Allora, parla di androidi. Non volevo Come essere l'hai detto? specifici. Tipo, ragazzi, avete presente Androidi. tipo Io Robot? Ecco, lo stesso, solo dalla Guarda, la sta visto per dire qualcosa, me lo sento. solo, Guarda, solo si sta visto da chiedendo. parte dei robot, dei androidi, e non visto dalla parte degli umani. Ecco, questa è la storia. Ci saranno quattro personaggi principali che sono tutti e quattro robot, e vedremo tutte le loro storie. Le storie le decidiamo noi, quindi sarà scelta multipla Molto come in bello. realtà amiamo anche io e Sole. Esatto. E niente, ragazzi, io direi di iniziare. Noi l'abbiamo Allora, già giocato, aspetta, non quindi. cliccare nuova storia, No, aspetta un no, no. attimo, voglio dire un'ultima cosa su Chloe, ovvero sull'attrice di Chloe che ha prestato la faccia qui, era la stessa Chloe di Life is Strange È 1. vero. Sì, Tutta ragazzi, è questa cosa, lei. infatti se riconoscete gli occhi azzurri è lei. Sì, Fine. assolutamente sì, Quindi, è una cagata. lei, e sarà. Vabbè, noi non diciamo niente, insomma, però, insomma, vi affezionerete molto a lei, Se sicuramente. un Io. uomo O non ha forse ancora no. scoperto qualcosa per cui morire, non ha iniziato a vivere. Sì, sta È una frase di aspettando. Martin Luther King. Sì, non dire Spero gli frasi piaccia. casuali, dobbiamo solo cliccare nuova storia, Dio mio. Ragazzi, Mamma quindi mia, noi Chloe, placati. iniziamo. Ci saranno quattro personaggi. Noi sceglieremo adesso due personaggi ciascuno. Quindi due personaggi io Esatto. e due sole. Allora, Esattamente. Vai, io. Violanda, te li faccio scegliere prima a te, Allora, ragazzi, i ovviamente. quattro personaggi sono un poliziotto, Un albanese, un un italiano, albanese e un... un ebreo, un Che veniva. indiano che si trovano tutti in un bar. Cavolo, il francese. No, sei veramente simpatica. Comunque, allora, Prego. un cioè, che cos'è? Un detective? Sì, un detective, probabilmente che indaga. Poi Oh, sì! Il detective. ci sarà colui che sta presso al signore anziano, ti ricordi? Sì, Che ragazzi, tra parentesi, ragazzi, un figo pauroso, che tra la l'altro, ragazzi, è lo paura, stesso proprio, attore di mamma Grey's mia. Anatomy, Jackson. Sì, esatto. Ma a me piace Capiamoci. Chi anche l'aiutante detective tantissimo. è l'aiutante? Ah, sì, Il no. robot detective. Lui. Perché c'è proprio il detective persona umana e l'aiutante Ah, sì, detective quello è che è Frank. Vabbè, il ragazzi, non robot. diciamo niente. Insomma, i personaggi sono Se il quindi gioco è qui. troppo facile o troppo difficile, ricordi, può cambiare il livello di difficoltà.
E Chloe, non cacare il cazzo, ma guarda, oh, già No, di non la già trattare così. partita. Allora, quindi questi sono i due Oddio. personaggi. Guarda come trattiene la risata. Guardala, sta ridendo, me lo sento. Ci stanno i due, Madonna, questi sono ce la i faccio a primi. scherzo. Oh, ti stai silenzio un attimo, fai un po' di silenzio, sto presentando i personaggi. Questi sono i due personaggi. Gli altri due personaggi sono la ragazza che diciamo fa la babysitter a questa bambina, giusto? Esatto. E io non mi È ricordo il la donna di quarto. casa. No, Non aspetta, avevo non detti sono quattro, sono quattro. tre. Aspetta, allora. Quello che sta presso l'anziano, la La babysitter babysitter e il detective, basta. Sono e il detective, sì. tre quindi. Sì, sono Allora, tre. Sono tre. allora tu te ne Siamo puoi sbagliati. scegliere due e io uno allora No, anche. facciamo io uno e tu due, dai, perché giochi tu. Vabbè, allora io Perché scelgo il dominante. poliziotto. Ok. E la. Lei lo sapeva che il motto di Detroit è Speramus Meliora? Speriamo so che te stai zitta. Allora. Io ho scelto il detective, poi tu chi scegli? Io poi automaticamente prendo l'altro. Ok, allora io scelgo il ragazzo. Ok, l'aiutante, insomma, L'aiutante, ok. sì, Vabbè, così gli allora. faccio fare delle idee che tu non gli avresti mai dato. Sicuramente. Vabbè, ragazzi, cominciamo subito con Detroit, Become Become Human. Ma ci siamo presentati noi? Sì, spero di sì. Perfetto. Sì, ho presentato io. Allora, Ho ragazzi, presentato pure Chloe. Abbiamo Ragazzi, presentato allora tutti. direi di cominciare direttamente questa nuova avventura. Ragazzi, lo so, è vecchio il gioco, ma per chi non lo conosce, veramente merita assolutamente. Ok, iniziamo. Se. Mi si è attivata la PlayStation con schermata principale, tutti i comandi. No. Vabbè. Ma comunque Chloe è entrata nella mia play. È Che molto succede? bello come gioco, anche perché fa vedere veramente questa versione vista Aspetto. dagli occhi degli androidi, quindi è Ora che ci molto. ripenso, sta schermata principale sa un po' di 2018. Ma Ah, 2038, 2038, bene. ragazzi, quindi è proprio. Ecco, Ok, abbiamo sbagliato. Oh, eccolo! Che questo, bello ragazzi, è il mondo mio personaggio, lui. Il aperto. primo Ah, sì. androide. Guardalo. Mannaggia. Lo sapevamo fa tutti. Che tra l'altro lui poi, vabbè, diremo varie chicche alla fine del gioco, insomma. A parte Lui è un figo, che a è un parte figo, vabbè. questo. Diremo varie cose. Soprattutto No, diremo la varie sua cose love dopo. story. Sì, No? diremo dopo, alla fine del gioco. Allora, io esco. Allora, ragazzi, i giochi a Oh. scelta multipla di risposta sono sempre gli stessi. Si può fare sia cattivo che buono, lo si può far diventare il giocatore. E là qui ci divertiremo. È sciolino. Ok. Duraminam. Ci hanno appena detto che in teoria noi non dovremmo fare questa cosa. Ma ce ne infischiamo. Salviamo il pesciolino. Noi Sembra una faremo. cazzata. Però Ma chi ne sa di tutto ha. robotica? Qualcosa di strano è successo nella mente di questo giovinastro. Ah, la signora? La prego, Oh, salvi la mia Madonna. bambina! Ma ricordavo così brutta. Cosa? Mandate un androide! Mi spiace, dobbiamo andare. Non potete farlo! No! Perché non mandate una persona vera? Ok, trova il capitano Allen. Allora, ragazzi, comunque, Sole, vuoi dire, insomma, le varie regole della robotica? Prima regola della robotica: in assoluto i robot non possono fare del male agli uomini. Agli umani, Seconda, esatto. legge della robotica, non me la ricordo, ma la sostituisco con una cosa del gioco, ovvero, se una macchina è programmata per una cosa, non può farne un'altra. E qui noi abbiamo già visto che salvare quel pesce è stata un'idea propria del ragazzotto Sì, qua. quindi E insomma, quindi già qualcosa ragazzi, di strano è sarà. successo. Sì, esatto. Prenderemo, diciamo, decisioni abbastanza diverse, ecco, come cioè, questo all'inizio farà capire come i robot sono comunque legati molto agli umani e a seguire, diciamo, le regole. Quindi. Esattamente. Capitano Allen, mi chiamo Connor. Sono l'androide della CyberLife. Spara tutto quello che si muove.
Ha già ammazzato due dei miei uomini. Ma questo quanto non lo sopporti. Lo sopporto. Lei cade. Ah, scusate ragazzi, la seconda legge è che i robot devono obbedire agli esseri umani, ovviamente. Ha mai manifestato leggi più importanti della robotica. Non sì, non creare, diciamo, danni agli umani. Per stabilire l'approccio. Sì, sì, ricordatevi cioè, questa regola, ragazzi, questa legge. Conosce il suo nome? Soprattutto le domande di questo gioco non le abbiamo specificate, sono a tempo, perciò quindi le risposte alcune volte ci faranno tremare. Io a questo già gli romperei il naso. Allora, qui ragazzi abbiamo una probabilità di successo. Quindi probabilmente dobbiamo scoprire cosa è successo e poi diciamo affrontare diciamo quella situazione che poi io dove cazzo sto andando? Devi andarla qua, l'arma. A dire, oh mio Dio, manca una pistola, non me ne ero accorto. Vabbè, praticamente fa capire che ha scassinato. Comunque è fighissima la ricostruzione. Sì, è vero, assolutamente. È una delle cose più belle di questo gioco. Ok, eccolo qua. Ok ragazzi, all'inizio vi verrà un po' di mal di testa perché non siete abituati, però... Oppure no, solo questo diciamo è quell'evento che è successo. Esatto, fa vedere esattamente quello che è successo. Il tizio ha rubato la valigetta dall'alto. Il deviante, vogliamo spiegare che cos'è un deviante però? Allora, in questo caso, ok, sì. Perché ancora non l'abbiamo scoperto. Ah vabbè, possiamo caso... anche aspettare allora. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo perché... allora, sì, poi sì, facciamo perché ancora dobbiamo scoprire cosa è successo, chi e sì, cosa sì, sì, ha sì, fatto sì, cosa. Esatto, sì, 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 è vero, hai ragione. Ascolta mo i BTS. Raffaella Carrà. Questi sono tutti i pensieri del robot, ragazzi, quello che quello che scrive, quello che si insomma, la frase, ecco. Mm-hmm. Mo scopri porno su YouTube della bambina. Ah, no. Eccoci qua. Ok, abbiamo scoperto il nome. Abbiamo scoperto due personaggi. Che la non bambina chi siano. La bambina e la bambina è un ragazzo biondo. E buttate, che cazzo va? Ammazzate! No, vai ragazzi. No, ragazzi, scherzo, stiamo scherzando. Ecco, abbiamo trovato la vittima. Cioè, abbiamo trovato un cadavere. Non sapevamo c'era un cadavere, quindi immaginiamo sia il marito della signora che urlava di oh mio Dio! Quindi, oh mio Dio, è morta! A rigor di logica, insomma, uno più uno, ragazzi. Di fuori c'è una bambina, visto che si era vista sul tablet. Ah, sì. Vedi un po' in faccia, mi sa in faccia. Violanda, Sole ha sempre ragione. Ok, vediamo un po' cosa è successo. Ok, lui piano piano si alza e fa un wii. Mazza, okay. Ha fatto tipo, guarda, una mossa di ballo. Matrix, vai. Basta, ragazzi, veramente è una cosa bruttissima quello che stiamo facendo. Bellissimo. Ah, okay. E si vede che lì c'era qualcuno. Con la pistola, con la famosa pistola che ha preso. Esattamente. Triangolo. Ah, vedi un po', ritorna indietro. Oddio, vedo. Boom. Scende. Ok, lui aveva un tablet in mano. Gira un po' la telecamera. Ok, eccolo lì. Posto, raga. Ho okay, trovato. Ricostruzione. Quindi lui aveva un tablet, è stato lanciato. Andiamo al tablet. Informazione trovata. Ok, e okay. Qui abbiamo capito che hanno acquistato un deviante robot. Allora, sì, stavano sostituendo il robot che già avevano. Morto. St-
stavano sostituendo un androide difettoso e lui si è incazzato. Esattamente, sì, ha perso la testa, insomma. Esattamente, ecco, il tizio della polizia è morto. Ma questo muore sempre? Boh, non mi ricordo. Non so se si poteva salvare. Non mi ricordo. Non lo so. Vabbè, deceduto, l'avevamo capito. E ora? La mano, la mano. Olle. Sparo, sì. Vabbè, Dio mio, l'hai visto che è saltato. Aveva la pistola, ok. Oh. L'ostaggio assistito alla sparatoria, eccola. Bene, là. Quindi la bambina ha assistito al massacro. All'uccisione del poliziotto. Ah no, il poliziotto è morto da un botto di tempo in realtà, ok, devi sì, tornare all'inizio. Il poliziotto ha sparato al deviante, quindi il deviante è anche ferito lui. E lui ha lanciato qualcosa sotto il tavolo, ovviamente. Ok, arma individuata, ok. Ok, perfetto. Sto bene, sto bene, sto per morire. Ok. Ecco, ragazzi, è ecco. Severamente proibito possedere o utilizzare qualsiasi tipo di arma. Qui possiamo scegliere, ragazzi. Noi abbiamo una scelta addirittura di posarla o prenderla. Vabbè, insomma, ragazzi, avete capito, cioè, mio farò una nonna. Vabbè, ma lo capiranno piano piano. Io, ragazzi, faccio la scelta di prendermela. Ma lo metto al culo, ok. Manco 50 cent, sa, metterla lì. Ok, vabbè, andiamo direttamente con la pentola che sta per esplodere. Che qualcuno quindi spenga. Originando. Che ci ha pensato? Ma che cazzo io? Quel poliziotto è vivo. Addosso la gamba. Aspetta, allora, vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo fare. Vabbè, questo si sta facendo vedere sì. Dall'alto quello la che nostra situazione, sì, esatto. Comunque però questa... c'era una cosa che non sapevo. A parte che il pianoforte mi sa che si può usare, vero? No, però c'era qualcos'altro probabilmente, mi sono persa qualcosa. Pianoforte. Vabbè, ma scialla, non dovevamo fare per forza tutto al 100%. Il bagno non si può andare. Sì. Ho visto tutto, vabbè, io direi di andare, insomma, abbiamo una buona percentuale di possibilità, quindi... Sì. Poi, chissà, potremmo anche sbagliare. Sì. Cosa stiamo aspettando? Spariamo questo pezzo di merda. Blue. Questo è importante che lo analizzi. Mamma mia, lui che lecca tutto! Ma è Blood Runner, oh. Non leccare, non leccare, che schifo. C'è il COVID sopra, non è il COVID. È il 2038, chissà che cazzo c'è sta su tutto il mondo. Beh, direi che al 78% direi che puoi è ottimo. Uscire, dai, possiamo anche andare. Indietro! Non avvicinarti o mi butto! No, ti prego, lasciami! Mamma mia! Bambina! Ma che voce gli hanno dato? Probabilmente si è visto un po' fucsia. Ciao Daniel! Com'è? Mi chiamo Connor. Ah, a te, a noi no. Sì. Solo il tuo telefono, il TV fucsia. Sono qui per aiutarti. Noi ci avviciniamo intanto. Non voglio farti del male. Voglio solo parlare e trovare una soluzione. Parlare! Non voglio parlare! È troppo tardi, armato! Troppo tardi! Sei armato! Ah, era lui la gente che dicevano. Ho una pistola! Gettala! Non fare scherzi o sparo! Beh, è stato inutile ecco. Prendere la pistola. Niente sì, pistola. Però dobbiamo prendere la fiducia. E due possibilità sbloccate. Pensi che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di male. Ho mentito. Pensavo mi volesse bene.
sbagliamo. Ma è solo come tutti gli altri umani. Daniel, no! Volevate sostituirmi come cameriere. Sta perdendo sangue. Se non lo portiamo subito in ospedale, morirà. Gli umani muoiono prima o poi. Oh. Che importanza ha se questo muore ora? Userò un laccio emostatico. Fermo! Toccalo e ti uccido. Vabbè, c'è, cioè, però non che meno. Non puoi uccidermi. Non sono vivo. Scusate ragazzi, ma devo salvarlo. Ora senza gravetta. Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso. È andata così, vero? Credevo di far parte della famiglia. Di contare qualcosa. Ma era solo un giocattolo. Una cosa da buttare quando hai finito. Senti. So che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. Ah, sbagliato. No, ma no, scemo. Non è colpa mia. Io non volevo questo. Le amavo. Lo sai. Ma per loro non ero niente. Sono uno schiavo a cui dare ordine. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digni di mandare via quell'elicottero. Ecco, questa è un'altra cosa che effettivamente non potrebbero gli androidi. Questo rumore mi sta facendo impazzire, perché non ti dovrebbe dare fastidio? Ecco, ma lui è un deviante, no? Ti ricordi la cosa, no? Appunto, sta diventando umano, no? Qualcosa di strano. Che poi ne parleremo, ne parleremo. Devi fidarti di me, Daniel. Lascia andare l'ostaggio e ti sì, prometto fidati che dello tutto gnocco. Andrà bene. Voglio che mandi via tutti. Sì. E voglio una macchina. Sì, anche una pizza. Una volta sì. Fuori città la cheeseburger con delle patatine. Una non l'abbiamo sbloccata. Scusate. C'è prova. Mamma mia, traumi questa ragazzina da qui a per sempre. Veramente lui. Missione compiuta, ma in tutto ciò il nostro omino è morto. Sì. Ne riparlerei. Beh, comunque ragazzi, è molto tutto di lui. È estremo comunque. E qua ci stanno molti finali, molti insomma. Ah, sì. Noi abbiamo fatto quello. Non tutti sono riusciti a farli, forse tu sì. Mm? Eccolo qua. Allora, il diagramma della scena, puoi usarlo per vedere scelte fatte, interagibile, bla bla bla, vi ho richiamato. Allora, ragazzi, queste sono tutte le scelte che abbiamo fatto. Tutte le scelte che abbiamo trovato, non abbiamo trovato, e il finale che abbiamo sbloccato. Mm-hmm, guarda, se ne erano sbloccati addirittura due. Eh sì, perché sì, c'era un bivio all'inizio. Ok, bello, bello. Ci piace. Ah, oh, Cyberlife. Questa è sempre mia, lei, eh? Sì, noi già sappiamo chi è. Sì. Voi, se non lo sapete, o se lo sapete, Dio mio, vabbè, lo sapete. Il top minchia, guardi. Per le faccende domestiche. Cucina 10.000 pietanze. Vieni, Zoe, andiamo. 200 grinfe, un filaretti. Sai che bello entrare in un negozio e dire quasi quasi vado a comprare un android. Questo lava, cucina e fa anche pulizia di casa. Quanto ha detto che costa? Questa gamma l'abbiamo in promozione. Possiamo anche fare una bella panoramica, se non sbaglio. Eccoci qua. Un tipico negozio di vestiti. No, credo che sia un negozio di androidi. Cioè, vendono. Sì, i vestiti sono per gli androidi. Guarda. Cose di ricambio anche. Gambe di ricambio, ho visto. Cosa mai se se ne perdono uno?
piuma è dotato di altre funzioni. Seguitemi, vero mostro? Costa un po' di più. Tra l'altro, Elon Musk ha detto: l'anno prossimo faccio uscire i primi androidi. Quindi aspettatevi il 2022 degli androidi che fanno cagare. Però è stato un po' complicato. Era davvero malconcio. Ok, l'omone drogato di tutti ci è capitato a noi. Incidente stupido. Ah, capisco. Comunque adesso è come nuovo, ma abbiamo dovuto resettarlo. Abbiamo cancellato la memoria. Non le spiace? Nessun problema. Bene. Io l'avrei denunciato. L'ha scelto mia figlia. Perché resettare la memoria, secondo me, è da denuncia. Cara. Mi chiamo Cara. Ok, l'abbiamo capito. Wow. Secondo me, no, veramente, resettare la memoria a un androide da denuncia perché c'aveva già dei ricordi, magari c'aveva dei file salvati, tutte cose, cioè, cazzo tocchi a memoria. Comunque, ragazzi, questa è la presentazione di questo fantastico gioco, ragazzi. Sì, che io non la ricordavo che parte veramente da proprio una scena da serie di Netflix, pure questo. Sì, i stessi produttori di Little Hope. No, comunque seriamente, cioè parte comunque con una scena insomma forte, insomma significativa, importante, quindi insomma Abbastanza, ma ci diciamo che sarà di più forte? beh, diciamo che questi giochi della Quantic Dream sono sempre molto incentrati sulle cose molto emozionanti e forti, ecco, estreme anche. Già, Che Beyond con era... dei riscontri ancora più seri. Sì, era basato anche su una cosa molto di noi stessi, no? Beyond è il rapporto tra fratelli e Heavy Rain invece era il rapporto tra il papà e il proprio figlio e tra una persona e la perdita anche. E, insomma, quindi affronta tanti tanti temi importanti, insomma. Sì, E insomma, questo insomma, ma insomma, insomma. è che questo gioco, insomma, affronterà Insomma. temi sociali, insomma, importanti. Insomma. No, 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 non parte ti stavo scherzi, prendendo in giro. comunque, molto... Eccolo, Davide Caghe. Davide, caghe. Il nostro amico, capito, Davide, grande. Come no, nell'infanzia. Sì. Ci andavo a bere alle elementari, come no? Al bar la sera. Eccolo, questo è tuo. Cioè, Fatto. scusate, Jackson. Cioè, Jackson, ragazzi, veramente, chi conosce Grey's Anatomy allora può capire Gritanoto. la mia sofferenza nel vedere. No, vabbè, raga, tanta roba. Maronna mia ragazza, Madonna. madò, occhi Madonna, verdi, mamma. capelli neri, ma che mamma mia. Sì, credo che per oggi basti. Vieni, lascia Lascia che io ti aiuti. Un proprio androide di livello 1. che ti aiuti. Guarda questa col passeggino blu. È molto felice col bambino. E questo sta avendo un infarto. Schippalo, bravo. Acqua. Hai corso per 12 miglia, ne mancano 5 al tuo obiettivo. Insomma, ci Madonna, non è trattano tipo efficiente. ragazzi come schiavi praticamente. Vabbè, sì. Ma poi dipende sempre da persona a persona. Mi piace un sacco qui andare a vedere nei negozi che è tutto. Guarda che bello quel palazzo. Certo si sente che è del 2018, Madonna mia. Sì, però devo dire che non mi dà fastidio questa cosa, sai, è comunque un ottimo gioco, veramente, ragazzi, quando è Vabbè, Violanda, uscito. noi siamo spuntati direttamente dalla Play 2, dalla Play 4. Sì, infatti, noi abbiamo avuto proprio un salto. Vai, Tra vai, è l'altro, verde. ragazzi, veramente. Oddio, scusa, stavo entrando dentro questo. Nel 2018, questo gioco è stato uno dei più premiati. Sì, tutti avevano questo, tutti giocavano a questo, Sì, tutti. questo è stato un successone. Visto che è il mio lui, il personaggio, vai lì dai tizi che stanno urlando lì a sinistra. Vai dai tizi che urlano, vai, vai. No, guarda, comunque io fossi in voi. Gli androidi ci rubano
Non ci posso andare. Gli androidi ti rubano lavoro. Ok, non ancora. Ci ritorneremo. Li abbiamo visti. Ok, dobbiamo andare a un negozio a comprare delle cose, insomma. Strano che Madonna, non c'è tutto questa guarda via che... Apple. Guarda che belle chiappe che ha questo, scusa, Sì, vabbè, nessuno ha delle chiappe così sode, manco nella vita, Ma quest'uomo... Eccoci qua, siamo a un bellissimo negozio di pittura. Guarda, quelli sono colori, Yolanda, cioè... Sì, ho visto, purtroppo, vedo. Senza marca questi colori, però vabbè. Identificazione completata. Questo somiglia a un nostro amico, non so se ti ricordi quello che io ogni volta scambio per il cugino di Claudia. Ecco il suo. Ah! Ho capito, sì, però gli assomiglia. Gli assomiglia un botto. No, scusate, amici di amici. Questo paga così. Quanto è pericoloso pagare con la mente? Madonna. Cioè, magari paghi per sbaglio. Magari... Tipo compri una macchina da 800.000 euro. Una Ferrari. Arriva la banca. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Hai comprato qualcosa di incomprabile. Ci devi la vita e un polmone. Bene. Ok, abbiamo fatto. Ora ritorna dai tizi che urlano e sbraidano. Oddio. Scusi, lei, per favore, al caso. Vai addosso a questo. Sì, ho capito. Bello lui. Ah, Barbone. Barbone non interagibile, vero? Sole, ti prego, lo fai cattivo? Io lo faccio come mi pare. Vai, passagli davanti. Dove vai, omino di latta? Omino di latta? I Novax, eccoli. Sì. Gente, abbiamo una di quelle lattine. Colori, magari un fottiglio. Vabbè, alzati. Mamma mia, faccia cazzo. Ma lui sa parlare o non gli hanno insegnato a parlare a questo? No, vabbè, tipo, non sono usati a rispondere. No, non lui il robot, è questo. Ah, sì, vabbè, sicuramente. Un coglione. Ok. Basta così. Lasciatelo. Diamo una lezione a questo. Lasciatelo. Bastardo. Se lo danneggiate, dovrò sanzionarvi. E se rubano il tuo di lavoro? Vediamo se ti piacerà. Ok. Sì, ma non te la prendere con il robot. Prenditela che chi ha creato il robot. Cioè, che cazzo. Prenditela con il sistema, no? È sempre così. Prenditela no? Col sindacato. Non con il robot. Sindacato. Che cazzo ha fatto il robot? Non ha fatto niente. Esiste e basta. E no, abbiamo perso il bus. Abbiamo perso il bus. Non ho mai vabbè, ne arriva un altro. Ma vabbè, era inutile questa cosa. Ecco, l'area robot e l'area umana. Sì, che è una cosa, mamma mia, è devastante. Come una volta, no? Donne dietro. Le donne e le persone di colore. No, le persone di colore dietro. Brava, esatto. Come funzionava, appunto. Purtroppo esisteva. O come in Giappone, le donne in un vagone a parte, ma quello è più per un altro problema differente. Beh, diciamo che i giapponesi sono un po' arcaici su alcune cose, ecco, diciamo. Sì, ma non è per quello, più che altro perché in Giappone c'è un vero e proprio problema di persone che ti fanno le foto sotto le gonne o ti molestano, quindi hanno dovuto creare un vagone a parte solo per le donne. Sono dei porci giapponesi. Non tutti. Giustamente, no, però certo è chiaro, non è che possiamo dare la colpa a tutto un popolo. No. Per carità, Hitler. due. Che... No, però veramente spero che vi possa piacere questo gioco, perché è veramente bello e emozionante su alcune parti. Alcune cose, sì. 5 novembre. Ricorda per sempre il 5 novembre. La congiura dello Stato. No.
Mamma mia, la catapecchia. Mamma mia, l'unica cosa, l'unica cosa che poi non ho mai capito. Lui si, cioè, si vede che è un poraccio morto di fame. Come cavolo ha fatto a pagarsi un robot? Che comunque non è che è tutto. Allora, lo Stato gliel'ha dato allora. Allora. No, aspetta, secondo me esistono androidi che costano e androidi che costano poco. Perché questa è una, non è un androide che fa chissà cosa, questa te pulisce casa appunto e te bada ragazzina. Beh, insomma, però. Quindi secondo me alcuni costano poco, poi se ce l'hanno tutti, vuol dire che veramente costa come un telefono. Devi pulire casa, fare le oppure, lavatrici, cucinare, sì, come dici tu, che gliela ha data lo Stato. Le persone povere, o magari se lo so comprato prima, Alice. Ma perché qua nella storia magari c'era una moglie. Lei è Alice, occupati di poi lei. Ne riparleremo. Non è uno spoiler, cioè si capisce. Capito? Sì, Todd. Comincia a sistemare sì, qui, Todd. Poi vai di sopra. Il peluche, mo ricordavo il peluche. Mamma mia, cambia casa. Che poi lei questa fa paga, cosa, compra, senza dire nulla. Ora vedremo. Le cose ambigue. Vabbè, cominciamo a pulire, sennò questo si incazza come allora, una iena. Sarà quando andrò a vivere da sola. 80 TV cartoni accesa. Della pizza e birra ovunque. Okay, forse allora. Più Coca-Cola. Conoscendomi. Take away. Sì. Buttiamo pure i piatti ci ha messo di... Saranno di carta, dai. Cosa cenere. Okay, aspetta, ci sono. Ti prego, mettiti dopo, mettiti davanti al in mezzo, sì. Sì, mi piace troppo. Ci può fare. Ragazzi, queste sono piccole chicche che abbiamo scoperto io e Sole piano piano. Te la porto dopo. No, bevi un altro po', no? Brutto alcolizzato di merda. Mamma, ma sì, ma guarda, dai, parli in party. No, le party ma forse veramente fatto ha solo. Fatto un party. Non penso. Dai, se l'hai fatto da solo al party. Ok. Oh. Mi sarei bloccata gara. Leggeri, incredibili. Vabbè, peserà dubbiotte lei, peserà. Porca troia, veramente. Ecco, questa è un'altra cosa di cui oddio, io discuterei. Oddio, regà, ma sono intruppata. Sono intruppata, cara. Mamma mia. Poi guarda come scivola dal pavimento lei. Sì, lei sì, lei proprio... Proprio soave, niente. Sì. Un'altra cosa di cui nessuno ci ha fatto caso è chissà quanto pesano. Certo, non possono pesare 2 kg. Perché ma se no, peseranno 2 kg, peseranno, peseranno dubbio. Volevo vedere, non ci sono mai da. Peseranno dubbio. Tanto o peseranno ni. Credo tanto, credo, Non credo che siano leggeri comunque. Perché noi siamo abituati a vedere, che ne so, gli robot. Sì, infatti, che pesano tanti. Magari questi sono talmente tecnologici che pure pesano... essere magari un 60 kg standard. Sì, sì, forse sia standard, sì. Può essere, sì. Ma questo... Non vedo l'ora di avere un robot in casa mia che mi fa le pulizie così. Questo si chiama... Questo si chiama Todd, ma hai fatto un cazzo nella vita, però, perché... Mamma mia, veramente. Usa, usa. Aspetta, dobbiamo mettere giù, che uso? Ah, sì? Ma che sta a fa? C'è un rumore ambiguo. Tipo... sì, tipo... Qualcuno si sta strozzando, sbaglio. Beh, magari sta morendo. Guarda, questa prende. Manca un pezzo della lavastoviglie, va bene, lo compro. Che ci vuole un attimo su Amazon, ragazzi. Non ti ha detto di comprare nulla, ma stai ferma. Cioè, pensa se tu scoprissi che il tuo robot ti compra cose e tu non lo sai. Cioè, io penso che distruggo se il robot. Se possono servire, magari. Sì, ma magari non ho soldi in quel momento. Ma io questo non capisco. Allora lui c'è nel senso. C'è nel senso, un pezzo della lavatrice non è che te lo fanno pagare 2 euro, santo cielo. O 2 dollari. Ma io mi sarei incazzata. Credo che è un po' strana come cosa. Nel senso, salve. Chi è figliere prima? Salve. Metti in lista della spesa da comprare. Digli guarda, devo comprarlo, posso comprarlo? No. Compro così. Oh, sto a fare più una sudata io che questa, Lava che qua ci hanno. Me l'hanno cacato. Sì, Todd. Portami una birra gelata. Vabbè, sì. Anche meno, Ma te la porta tua zia quella pelata. Oramai. Oddio, raga, ma sei intruppato. No, non lo apro. Apro, non lo apro. Vedo la finta.
Stai notando che questo frigo è un po' vuoto. Ci Ma sono te solo credo? birre. Solo alcol, ti è alcolizzato, ubriacati da solo. Guarda, il fumo fucsia. Ecco, vai, vai. Aspetta, aspetta, aspetta. Togliti dai coglioni, per Dio! Mi sta dicendo che non accadrà più. Rimettiti davanti. Aspetta, Sono senti, senti. No, ma No, ci non fa si può. mettere! No, Palle però, fanculo. Madonna. Guarda, sto senso c'ha pure lo spolverino elettrico per Te terra. sa C'è il di che, cioè, robottino. assurdo, dai, No, non quanto cazzo sono, costava? 30 euro al supermercato dell'anno lanciato con la spesa, sto coso. no, secondo me non sono coerenti, perché non è possibile. Aspetta, attiviamo Allora, il robottino, digli. mi sa, che si può attivare, Chiuso po'. esatto. Ma Sì. sono persa questa. Madonna, ma Questo me lo ricordavo. no. Ma questo è sopraelevato. Sì, per pulire, Lo voglio insomma, inventare subito. Ecco che la bambina gioca con oh. l'aspirapolvere. Madonna, ma che bambina Alice, rincoglionita è che gioca con sarei meglio smetterla l'aspirapolvere? subito. Volevo parlare con lui, ma ha detto dovevo Dio parlare. mio, Vabbè, ho perché mi lavato qua. provoca sempre? Dio, Oddio, ma sei brutto scemo. sociopatico. Dove sto andando? Sei in lavanderia. Cosa ti sei persa? Non ne ho idea, non lo so che devo fare. Cosa Vabbè, devi fare? usciamo. Devi andare dalla bambina a dire smetti di No, giocare con il aspetta, no, lavandino. se non mi sbaglio c'erano anche dei panni, Oddio, aspetta. questa è chiusa fuori. Se non È sbaglio, questo è il giardino di Life is controlla Strange, il ma non bucato, eccolo, ricordo vedi? Saranno tipo fossilizzati il bucato. come. Ma sta per piovere o ha già piovuto sui Sì. panni bagnati? Ok. La bella lavanderina! Vabbè, ma fallo tu, no? Santo Dio. No, le devi fare tu queste. Ogni capo devo raccogliere, Ovvio. ok. Ehi, Madonna Oh mio mia! Dio, un umano. Sono Oh mio umano. E Dio, ora? umano, stammi lontano. E Lontano, lontanissimo. Come cani, stammi sciacqua. lontano, umano. Non è lei ha paura dell'umano. Eh? Sembri annoiata. Ti va di giocare? No. Ma Ti piace manco il giocare qui? giardino ha fatto. Come fa a essere cordiale? Non ha detto una parola. Ma che ne so, perché va forse va a sentimento, perché gli abbiamo detto qualcosa di carino, capito? Ma perché chi è che ha una lavatrice buttata nel retro? Ma comunque sono proprio gli americani, non c'è niente da No, fare. vabbè, ma questo è proprio un disgraziato. No, Cioè, il vabbè, sono prato era entrata. alto. Non c'ho parole, Il prato sono era entrata. alto 80 metri, Ma almeno soprattutto dai, è sono dottorato. entrata dalla porta sbagliata, non ci credo. Vabbè, non fa niente. Metti giù, vabbè, fai sta lavatrice. Ma tu stiamo a lavare pure le mutande, che ne so. Tutto sto casino e non c'ha l'asciugatrice, ma io non ho capito. E c'ha Cara, e c'è il robot che te pulisce per terra. E poi non mi vieni a dire che c'ha un'asciugatrice, cioè io boh. La Wow. troca, La la troca. troca. Troi Che cazzo? cristalli di sale. Red ice. Acetone, Acetone, vite, litio, ritio, metallo, tirium. acido cloridrico. Oh mio Dio, chiamo la polizia. Ehi. Ecco. Non dovresti toccare la mia roba. Oddio, Mi raga, un rende brivido. nervoso. Non me la Scusami. ricordavo proprio, ragazzi. Non ficcare il naso nelle mie cose, se non vuoi farmi incazzare. Vuoi farmi incazzare? Oddio. No, Todd. Bambina ha visto tutto. Bambina chiama polizia. 911. 911. Niente. Blu splash, splash. Beh, sì, l'ha messo, ma non l'ha mica attivato. Sì, l'ha attivato, sì. Attivato? Sì, credo che sia uno di quelli moderni, quando chiudi si attiva, credo. Ah, un testo. Ah, troppo moderno, non ce l'ho ste cose io. Che do legge? Tutto sport. Ci frega Utenza niente. Android, vabbè, sì, no, sti cose, vabbè ragazzi, questi, cioè, Ci risparmiamo proprio. sono cose di Avrei anche attualità. finito qui. Passo di sopra. Fai quello che devi fare, ma non rompere. Ok. Aspetta, mi sa che si poteva parlare. Interagire con la pimpa. Mamma mia, sono un genio, raga. Ehi pimpa, chiama 911.
911. Giocattolo. Come si chiama? Fatti i cazzi tuoi. Le mortacci tua. Bello parlare con lei, ragazzi, veramente istruttivo. Mamma mia, veramente. La bambina più socievole del mondo. Sì, devi salire. Ah, le bollette. Rifiutate. Wow. Dai, cara, su però. Un po' rigida. Ma chiamare ragazza. I servizi sociali per dove si trova a stare. Ma chiamate la CIA, la chiamate tutto. Perché, cioè... È esagerata la CIA, che cazzo è? Mi frega la CIA. Allora, qua devi fare il letto, le cose, le patatine. Madonna! La droga. Ah, momento importante. C'è un qualcosa sulla scrivania. Se non sbaglio. Aspetta che devo aprire la finestra che c'è puzza di stronzo. Mamma mia. Toh. Oh. Olè. Abbiamo fatto troppo. No, senza accendere la TV. No, devo provare a fargli il letto. No, sfragna i coglioni questo. Boculietto, fallo bene. Guardate, perfetto. Madonna, davvero? Beh, è un androide, almeno quello. Insomma, prendi medicine, metti a posto medicine. Antidepressivo. Rischio di disordine comportamentale. Ragazzi, abbiamo trovato la pistola? Abbiamo sbloccato una pistola. Quindi sarà un evento, insomma, abbiamo sbloccato. Aspetta, esatto, dopo l'impo. Sbloccato un dialogo, un'azione. Sì, quando sblocchiamo i vari, diciamo, lucchetti vuol dire che abbiamo una possibilità o in più. Ok, o no. Ora prima di andare via. Aspetta, fammi mettere la chitarra via. Sì, lo so, ho capito. Ok. Questo è un momento molto importante perché lei pulisce e trova qualcosa. Che tra l'altro noi non vedremo, vedremo, ma io già lo vabbè, so, noi lo sappiamo, non diremo già nulla, visto, non diremo nulla, ovviamente, ma lei sta capendo una cosa importante, farà delle decisioni da questo momento. Vedi, ha salvato che qualcosa è cambiato. Ragazzi, quando il cerchietto in fronte, che sarebbe il chip, cambia insomma, colore, cambia colore, vuol dire che succede qualcosa o qualche evento. Esattamente, e questa cosa vi dirò io che ho fatto sempre tutto avuto sto un robot. Sì, la TV, ok, anche direi di sì. Io che ho sempre avuto un robot. No, grazie. Levati. Ah sì, moglie, devi pure il cesso. Ah sì, aspetta, però ci avevo messo qualcosa qua. No, è sempre solite riviste. No, adesso siamo prima quella di un robot. Vi dico che la storia dei cerchietti è vera, perché anche il mio aveva cerchietti blu che diventavano gialli, rossi e verdi. Non so se qua siano mai diventati verdi. Il verde però... no, credo che non ci sia. Però sono tutti presi da robot esistenti, cose varie. Il mio si chiama Droid 01, se potete andarlo a cercare, è molto bellino. Vai, lava. Certo, bello sto coso per pulire, mamma mia. No, dai, ma di quand'è? Andava anche l'acqua ci mette, fa da solo. Quello è il sudore suo, non dico io. No. Di lei o di lui? Ma non ci camminare sopra ora. No, che infatti, allora poi a posto. Qui l'abbiamo fatto, vediamo un po' qua. Ok, vada la pimpa. Sistema un po' la tua stanza. Ci vogliono 2 minuti. D'accordo. Apriamo prima la finestra che c'è puzza di morto pure qua, grazie. Mamma mia, puzza di cadavere di bambino. Ragazzi, abbiamo sbloccato un'altra cosa. Rifacciamo il letto. Ma mi ha riattivato quel cuscino che era di legno. Cacca. Bambina che dorme sul pavimento. Sì. Ecco, che carina, che fai disegni sul muro. A me mi avevano già picchiato. Una cosa così. Mamma mia. Ah, no, ma a me è disegnato sul muro, sinceramente. Io l'ho fatto, mamma mia, regà, le botte che ho avuto. Porca miseria. Io, oddio, forse nella casa vecchia. Questa no, questa ero già grande. Ecco, manca qualcosa. La chiave del tuo cuore. Ok. Ma... Ne abbiamo capito che la bambina si chiama, certo, Alice per questo. Chi non chiama alla fine il proprio figlio come qualcuno delle fiabe? Ma infatti, chi? Tutti, quindi.
Dio mio, diplomatico con un bambino, ma ammazzo. Potremmo esserlo ancora. Uè, figa, interessi. Parlami un po' di te. Cosa ti piace? Quali posti ami? I tuoi piatti preferiti? Piace bere, drogarmi, uscire la sera e fare molto tardi. Ma ti stai zitta? Tuo padre dice che hai scelto tu. Mai. Cara, è bello. Come l'hai scelto? Hai una madre, okay. Bimba? No. Vuoi stare un po' da sola? Ti lascio in pace. E grazie, vattene a fanculo, che veramente, guarda, non ti sopporto più. Robot di merda. Mamma, ragazzi, percorso sbloccato. La chiave del suo cuore. Che in questo gioco è molto importante, diciamo, scegliere attentamente le proprie parole, perché puoi sbloccare tante cose. Ah, carino, questa me l'ero persa. Sì, me anch'io, ci stanno queste chicche, sì. Quelle cose che non ti ricordi, molto carino. E giustamente un robot della polizia, ti pare che ci mette i piedi sopra. Oh. Fotografia dei genitori. Porta fortuna. Ecco, bambina bionda, padre scuro, mamma che belli scuri. Sai, no, quelle storie che i bambini da piccoli sono biondi e poi diventano scuri i capelli, eccetera. Ecco, bambina colpita in fronte. Padre arrabbiato. Padre accarezza Cara con la mano sulla guancia. La bambina gli. E il papà rompe Cara. E forse quella è la madre, non la bambina? No, quella è la bambina. No, la bambina, va bene. Va bene, ragazzi, io direi che noi ci vogliamo anche fermare qui, assolutamente, con Cara che guarda la finestra, direi. E noi, ragazzi, vi ricordiamo sempre di seguirci sulla nostra pagina Instagram, di mettere tanti bei like, sì, sul nostro canale, e spero che vi stia piacendo questa nuova serie, che è diversa, però insomma è particolare. Soprattutto commentata da noi come due deficienti. Sì, sì, esatto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.